Sai che il grigio è il colore dell'equilibrio? Molto spesso al grigio viene data una connotazione negativa, quasi un neutro dove c'è il bianco sporcato col nero. È come se ci fosse una macchia, uno sporco in quel bianco. In realtà non è così. È un nero rischiarato dal bianco, quindi è l'oscurità che viene a prendere luce. È un po' la faccenda del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. In realtà, chi ama il grigio tendenzialmente è una persona saggia, una persona equilibrata, una persona che sta in mezzo tra l'oscurità e la luce, diciamo così. È una persona anche molto sicura e autoreferenziale, cioè che tende a cercare in se stesso quello che è un equilibrio che poi può esportare nel mondo sotto forma di armonia. Il grigio è il colore delle ombre, ma non c'è ombra se non c'è luce.